Amici di Terre, Sapori e Vini, questa volta abbiamo raggiunto la prima capitale d'Italia. Siamo nel cuore della bella Torino, Palazzo Carignano, dove c'è, pensate, il primo Parlamento d'Italia, ma noi non siamo qui per parlare di storia o del Risorgimento, ma di grandi vini del Piemonte. Barolo e Barbaresco, ba e ba. Mauro Carosso, AIS, naturalmente delegato per Torino, ma per quanto riguarda l'AIS nazionale ti occupi della didattica. Innanzitutto, ba e ba, che cos'è? Raccontalo loro. Paiba è giunta alla 20ª edizione ed è l'anteprima, la più importante anteprima di Barolo e Barbaresco, che viene tenuta a Torino a cura della nostra associazione dopo essere stata svolta in diverse sedi. Siamo partiti da Villa Sassi per passare a Stupinigi, alla Reggia di Stupinigi, poi alla Reggia di Venaria e adesso dalla terza edizione qui alla sede del primo Parlamento italiano, che è Palazzo Carignano Torino, in questa bellissima cornice, dove una degna cornice per i nostri due grandi vini del Piemonte, i più grandi vini d'Italia, che sono Barolo e Barbaresco. Palazzo Carignano, che viene raggiunto chiaramente dai produttori più simbolici, più rappresentativi di questi due grandi vini, ma anche da tanto pubblico. Sì, i produttori quest'anno sono circa 120, quindi è una rappresentanza, direi, totale decisamente di altissima qualità. Non sono tutte le aziende produttrici, ci mancherebbe, però c'è una rappresentanza decisamente autorevole. E poi tanto pubblico, sì, pubblico di appassionati, pubblico anche di, come si può dire, di consumatori, ma anche di coloro che trattano il vino. Quest'anno anche la presenza di alcuni sommelier che vengono da più parti del mondo per una degustazione specifica riservata a loro. Ricordiamo gli anni di invecchiamento dei due vini prima di poter entrare sul mercato. Sì, allora l'invecchiamento minimo per legge sono 2 anni per il Barbaresco e 3 anni per il Barolo. Quindi dal 1° gennaio successivo, dopo i 2 o 3 anni di affinamento, possono essere messi in commercio. Quest'anno abbiamo l'annata del Barolo 2013, che è una grande annata, e la 2014 per il Barbaresco. E naturalmente l'uva. L'uva, sì. L'uva. Insomma, parliamo del grande vitigno, sì, piemontese. Esatto, sono due figli del Nebbiolo, è una cornice riservata a questi due grandi prodotti di Langa. Abbiamo anche riservato soltanto un mese fa un evento molto interessante a Torino nell'ambito del Palazzo della Luce a tutti i nebbioli dell'Alto Piemonte, e quindi questo un po' completa il percorso che stiamo facendo, che facciamo ovviamente ogni anno, sulla versatilità, ma sull'aspetto aristocratico che ha il Nebbiolo. Detto fatto, iniziamo allora a chiacchierare con alcuni dei produttori che hanno raggiunto la bella Torino. Valentina e Anna Bona, marchesi di Barolo, perciò parliamo innanzitutto del re dei vini del Barolo e poi parliamo anche di questa manifestazione. Valentina, che cos'è ancora oggi come oggi il Barolo nel mondo? Beh, Barolo, l'abbiamo detto, è il re dei vini, ma è anche il vino dei re. Sempre stato un vino molto importante per noi tutti, per la nostra storia, tant'è che la Marchesa ne regalò ben 325 piccole botti Carrà al re d'Italia proprio qui a Torino, per cui anche Torino secondo me è un po' la patria di questo vino per noi. Prima così capitale d'Italia. Infatti. Oggi ne presentiamo tre. Esatto. Ne abbiamo Cosa tre hai portato? Molto diversi uno dall'altro, che vengono tutti nell'arco di 1 chilometro, bene, se vogliamo, però molto specifici. Coste di Rosa è un po' più femminile, un po' più floreale, un po' più aperto, perché viene da un terreno molto sabbioso. Sarmassa al polo opposto, molto compatto, molto asciutto il terreno, per cui anche un vino un po' più nervoso, più verticale, molto minerale. E Cannubi si trova proprio nel mezzo, così come il vino stesso, rimane un equilibrio. Cannubi è l'eleganza, il sinonimo di eleganza, Cannubi. Valentina, ti faccio i complimenti perché sento che sei veramente brava e che in azienda hai già una certa valenza. Vado da mamma per chiedere questo ad Anna. Barolo, vino importante, però un vino che piace al mondo anche giovanile, cioè che continua a piacere nonostante la sua, diciamo, superiorità. Sì, il Barolo è un vino che piace soprattutto quando è accompagnato alle tavole e al cibo. Noi lo diciamo sempre, sono vini non da degustazione ma vini da godersi con un buon piatto, da abbinare a un piatto. E questi tre Baroli di cui ha parlato Valentina sono tre Baroli che possono essere abbinati a piatti diversi a seconda delle caratteristiche che hanno. E siamo felici di poter dire che il Barolo aiuta a esaltare questi cibi. Io ringrazio sia Valentina che Anna, me ne prendo le responsabilità. Io dico sempre che i vini non sono mai da degustare, sono da bere. Rimanete con noi.
decisamente emozionata che sta già dicendo al pubblico: mi raccomando, non guardatemi, non ridete. Milena Maier, allora, Barolo chiaramente. Beh, questa è una cornice meravigliosa, è un palazzo storico, qui si è fatta la storia del nostro paese, ma voi avete fatto la storia del vino italiano con questi vini, è vero? Sì. Però, come si dice a casa nostra, la storia dei vini, la storia dei vini di Langa è legata molto alla storia di tutto il mondo. Abbiamo avuto 60 anni di pace e questi 60 anni di pace hanno prodotto tante cose belle. E questo momento è una grande festa di tutti i produttori che, come vedete, hanno aderito tutti con grande entusiasmo e di un pubblico molto attento, molto così particolare. E di, ecco, questo siamo molto grati. Mi piace questa definizione del pubblico. Cosa chiede la gente che si avvicina ai banchi? Non è solo il puro piacere del bere, è anche di comprendere un terroir, un invecchiamento, un sistema di lavorazione. Cioè, che cosa vi chiedono? È un pubblico molto preparato e di questo dobbiamo veramente dire grazie a tutto il lavoro che l'Associazione Italiana Sommelier ha fatto in tutti questi anni. Perché è un pubblico che viene già preparato, desidera degustare alcuni vini, è già informato sul territorio, bene. Generalmente già informato sulle tecniche di produzione, ha già fatto una sua scelta precedentemente e questo ci onora tantissimo. Io la ringrazio molto, Milena, del suo intervento, perché quando ascoltiamo dalla vostra voce queste testimonianze, insomma, crediamo anche noi negli anni di aver fatto un buon lavoro con la comunicazione. Credo però che non abbiamo ancora finito qui da Palazzo Carignano per Baemba, c'è ancora qualche produttore da incontrare. Questa volta un signore, Marco Dotta, sempre per parlare da Baemba, Barbaresco e Barolo. Marco, il pubblico che si avvicina è un pubblico giovane o meno giovane? Ma abbiamo un po' di tutto, ma ultimamente abbiamo più un pubblico giovane che diventa sempre più appassionato e riscopre questi grandi vini di Langa, il Barolo e il Barbaresco, che sono vini importanti, vini da lungo invecchiamento, dove in passato magari erano considerati più austeri. Sì, oggi sì. Invece abbiamo la possibilità di degustare, di bere, quindi abbinare al cibo nostro locale dei Baroli. Interessanti, facili, perché comunque abbiamo uno stile sia in vigna e in cantina rispetto al passato cambiato leggermente per fare più qualità e far avvicinare il consumatore finale in modo più facile. C'è un messaggio che ci piacerebbe far passare: per bere bene non è proprio obbligatorio fare dei leasing, voglio dire, si può bere Barolo e Barbaresco senza dover spendere capitali, credo, spero. Certo, se noi per esempio abbiamo dei Baroli, partendo dal Barolo classico, che partiamo da 25 euro a bottiglia, consumatore finale o in enoteca, e quindi sono vini importanti di una grande DOCG, la più importante, una tra le più importanti DOCG d'Italia, e quindi riusciamo a bere dei vini importanti anche da lungo invecchiamento a un prezzo abbastanza accessibile. Poi se andiamo su dei cru o su delle riserve saliamo un pochino di prezzo, ma questo è giusto, perché certo. Il lavoro dietro è molto faticoso, molto lungo, e quindi è giusto che venga ripagato. Il lavoro, l'affinamento, l'invecchiamento, insomma, tutto questo ha un valore. Marco, noi ti ringraziamo, ci hai rincuorato perché ci hai fatto comprendere che, insomma, possiamo bere bene appunto senza spendere grandi capitali. Benissimo. Oh, un'altra signorina con me, Marcella Bianco, Castello di Verduno, dico sì, bene? Sì, Castello. Lei ha sia il Barbaresco che il Barolo. Sì, siamo fortunati ad avere le aziende in tutte e due le zone. Parliamo però un po' di più di Barbaresco, perché di Barolo abbiamo già dato spazio a dei suoi colleghi. Beh, un grande vino, un gran biglietto da visita per l'enologia italiana nel mondo, un vino che dà ancora grandi soddisfazioni. Molto, molto. Diciamo che sono un po' i fratelli Barolo e Barbaresco, non è che c'è tutta questa distinzione. Per noi poi, avendo, diciamo, i piedi di entrambe le zone, sono uguali. Quando parliamo anche del Castello di Verduno, della vostra zona, parliamo anche di ricezione turistica. Arriva ancora l'enoturista, come si diceva qualche anno fa, cioè c'è ancora chi fa turismo per bere bene.
Sì, diciamo che la nostra zona è fortunata proprio per la qualità generale di vino e cibo e viviamo di enoturismo, quindi viene gente proprio solo per quello e poi molto specializzata, è un cliente molto preparato. Bene, ultima battuta, Ba e Ba, questo è un evento meraviglioso, io vedo gente, veramente centinaia e centinaia di persone che raggiungono Torino, bella. Sì, molto bella, il palazzo bellissimo in centro Torino e poi Barolo Barbaresco piace abbastanza a tutti, quindi me l'hanno detto in tanti, l'ho venduto qualche anno fa perché pagavo troppe tasse. Viva il Barolo e viva il Barbaresco. Da un castello all'altro, questa volta il castello è quello di Neive, Claudio Roggero è l'enologo, ci siamo incontrati di recente proprio all'interno del castello di Neive per assaggiare vari barbareschi, ci ritroviamo a Torino a Palazzo Carignano, una firma della storia italiana, con i grandi vini, con questi vini meravigliosi che piacciono. Bellissimo, veramente una bellissima manifestazione. Dicevo, vini che mi sembra che il pubblico abbracci con grande affetto, eh? La gente è arrivata. Abbiamo visto la folla di persone al di là di qualsiasi più rosea aspettativa, è incredibile. Perché bere Barolo e Barbaresco? Perché sono buoni. Semplicemente. Semplicemente. Come nascono questi grandi vini? Perché insomma adesso qui noi ridiamo, scherziamo, è un giorno di festa, però c'è molto lavoro, c'è stato molto studio, molta selezione, si è capito nel tempo con tanti errori come arrivare ad avere la grande qualità. Sicuramente, dobbiamo sicuramente ringraziare le generazioni che sono state prima di noi per avere investito sui terreni, investito sulla qualità, investito anche sulla conoscenza grazie alla scuola enologica di Alba, all'Università di Torino, e piano piano si è creata innanzitutto cultura del vino e poi anche la qualità. Un'ultima battuta, Claudio, noi siamo un po' poco orgogliosi dei nostri prodotti, noi italiani guardiamo sempre un pochino con affetto gli altri, no? In realtà dovremmo esserlo di più. Con questi vini noi andiamo in giro per il mondo, credo che non dobbiamo invidiare nessuno. No, no, assolutamente no, non vogliamo essere presuntuosi perché ancora da buoni piemontesi non ci piace. Noi non lo siamo proprio. Non siamo capaci di essere presuntuosi, però possiamo viaggiare a testa alta. Claudio, io le stringo la mano, cin cin con i Baroli, con i Barbareschi, con queste grandi località della provincia di Cuneo, con queste eccellenze italiane. Siamo stati in compagnia di amici, di tanto pubblico, completiamo qui questo inserimento, questo intervento, questo aggiornamento da Palazzo Carignano a Torino, dove lo abbiamo ricordato, c'è il Parlamento, il primo Parlamento d'Italia. Vi aspettiamo per i prossimi appuntamenti, per i prossimi viaggi, per le prossime avventure, ma sempre solo con terre, sapori e vini. Grazie.